ごめんなさい。<noise> Ben ritrovati, un saluto a voi tutti, appuntamento con l'informazione del MAIG Notizie. Parliamo quest'oggi, secondo quanto ci racconta il collega l'amico Antonio Amorosi, di un argomento che in Italia non è stato molto approfondito, ossia della più grande truffa fiscale europea e tedesca, da 55 miliardi dice Antonio, censurata in tv. Tutto il potere alle banche, ecco la più grande frode fiscale europea, 55 miliardi di euro e i TG italiani non riportano una riga. Questo è il titolo. Vediamo un po' questa che noi chiamiamo inchiesta e quando si realizzano questi lavori giornalistici c'è bisogno di un'attività certosina e, dal, e della collaborazione di più soggetti, di più persone, specialmente di coloro i quali sanno e bisogna convincerli a parlare, perché se non c'è una fonte attendibile che racconta i fatti, diventa impossibile per chiunque riportarli. Noi facciamo a muina, come si suol dire a muina in napoletano, dice Antonio Amorosi, ma i tedeschi fanno i fatti, verrebbe da dire. Parliamo della più grande frode fiscale mai perpetrata in Europa. Parliamo di 55 miliardi di euro finora stimati, ma che potrebbero diventare molti di più. E sarebbe stata effettuata da un gruppo di manager bancari tedeschi che per anni ha agito con la complicità di quasi tutte le banche del loro territorio. La notizia dovrebbe essere l'apertura di tutti i telegiornali che, per farcela capire meglio, per dimensioni e portata potrebbero martellarci per giorni e invece no. Possiamo continuare a parlare di caccia all'idraulico evasore o a pensare che eliminando il contante, imponendo l'obbligatorietà del pagamento con carte di credito e bancomat si risolverebbe l'evasione, mettendoci così mani e piedi nelle mani delle banche tra i principali attori di questa storia di questi 55 miliardi. Un centinaio di persone e diversi istituti di credito sono accusati di una frode di massa. Gli indiziati sostengono di essersi mossi nella legalità, ma i tribunali di Colonia, Monaco, Francoforte e Copenaghen li stanno indagando per truffa ed evasione fiscale su campo europeo. Gli investigatori tedeschi hanno scandagliato centinaia di transazioni indiscriminate, incriminate, chiedo scusa, gestite in vari paesi da istituti di credito come Santander, Goldman Sachs, Bank of America, BNP Paribas. Un insider, una persona che ha partecipato al sistema e conosce il meccanismo che vi stiamo raccontando sta vuotando il sacco alla procura di Colonia. L'inchiesta è stata resa pubblica gruppo di, dal gruppo di giornalismo tedesco Corrective, una società senza scopo di lucro che ha ricostruito tutto il sistema infiltrando dei propri inviati. Due giornalisti si sono finti miliardari in cerca di opportunità di investimento ed hanno incontrato un banchiere. In sintesi il sistema funziona così. Bisogna avere a disposizione alcune centinaia di milioni di euro per acquistare, tramite una banca affiliata al gioco, delle azioni quotate in borsa nel periodo in cui le società distribuiscono i dividendi. Si acquista e poi si restituisce pochi giorni dopo il tutto, usando le agevolazioni che i residenti all'estero hanno sui dividendi delle società dei paesi predati. Agendo con una banca complice e con dei partner residenti all'estero, ci si può far restituire tasse mai versate e cassare decine di milioni di euro a spese del fisco di quel paese. Un sistema semplice quanto devastante. Ben 38 giornalisti di una dozzina di paesi europei si sono messi alle calcagna del gioco analizzando almeno 180.000 pagine di file, chiamato anche sistema cum cum o cam cam, ma è il gioco, oppure cum ex, comunque lo chiamiamo, è il gioco. Inizialmente funzionava solo in un periodo dell'anno, il periodo di distribuzione dei dividendi, ma poi è stato allargato a tutte le stagioni. L'inchiesta pubblicata su varie testate, 19 in 12 paesi europei, in Italia lo ha fatto la Repubblica, anche se vista la visibilità attribuita al lavoro non sembra che la testata abbia voluto più di tanto calcare la mano. È stata diffusa in tutte le aree geografiche in cui la truffa sarebbe stata perpetrata, Germania, Italia, Francia, Spagna, Belgio, Norvegia, Danimarca, Finlandia e in diversi altri stati. Ma leggendo il lavoro direttamente dal sito di Corrective si comprende che la portata dell'inchiesta è davvero enorme. Il direttore ha detto che lo schema è sempre lo stesso ed è evidente quanto per l'Europa sia grave. Una rapina, un furto al fisco. Le tv del continente ne parlano da giorni. La tv pubblica tedesca ARD ha trasmesso l'inchiesta con un'intervista all'insider che per evitare il carcere ha confermato il funzionamento. L'aspetto più sorprendente è che dall'approfondimento della TV Hard risulta che l'ex ministro delle finanze tedesco di Angela Merkel, che un giorno sì e l'altro pure faceva la morale all'Italia e ai paesi latini per i propri bilanci, sarebbe stato a conoscenza del sistema truffaldino almeno dal 2002 ma avrebbe avvertito gli altri stati, vittime e partner in Europa, solo nel 2015, tre anni dopo. L'Italia ha avuto però danni meno ingenti grazie alla procura della Repubblica di Pescara e alla fantomatica inefficienza che ci caratterizza. La procura del 2007 aveva scoperto la stessa frode messa in atto dai gruppi bancari Goldman Sachs. Merrill Link, BNP Paribas e da alcuni fondi pensione inglesi-americani. L'indagine si chiamava Easy Credit e la procura effettuò diversi arresti, minacciando anche di mandare in galera i direttori delle banche. In quel frangente i rimborsi vennero restituiti e il caso archiviato, mettendo però in sobbuglio i truffatori. Ma sembra ci si sia salvati soprattutto grazie alla burocrazia e all'inefficienza italiana. I rimborsi da parte del fisco italiano infatti non sono automatici, anzi possono richiedere anni e questo ha impedito alla macchina da truffa di funzionare alla perfezione, inceppandosi. L'insider tedesco che sta parlando a Colonia e che è stato intervistato dalla TV tedesca ha detto che non conosce banca che non abbia partecipato al sistema. Mentre questa storia sta sconvolgendo l'Europa e anche il New York Times ha dedicato un approfondimento al caso, in Italia i TG non lo fanno. Non ci sono servizi televisivi che se ne siano occupati con approfondimenti. Possiamo così in serenità continuare a parlare di argomenti più importanti come l'idraulico evasore, che non rilascia le fatture alle vecchiette e ragionare su come eliminare il contante mettendoci ancora di più di quanto già non sia nelle mani delle banche. Infatti ci costringono sempre più a fare tutto attraverso le banche. Eh, e quindi chi ci guadagna? È inutile dirlo, sono le banche. Cambiamo argomento e veniamo a questa pubblicazione che ho letto stamattina sulla verità, che all'inizio mi sembrava una barzelletta, ma poi insomma, ho visto che è firmata ed è stata pubblicata su un giornale e quindi non è una barzelletta, è quanto è veramente accaduto, i vigili urbani di Feltre, Belluno, hanno fermato un corteo funebre, perché secondo l'apparecchio Scout Speed, quegli aggeggi a laser elettronici che leggono la targa e sanno tutto di quel mezzo, per intenderci, in dotazione alla pattuglia dei vigili urbani, l'automezzo che trasportava la bara avrebbe avuto la revisione scaduta. Il carro che procedeva a passo duomo in una strada del centro cittadino e il corteo di familiari e amici sono stati fermati in attesa dei controlli. Si è poi scoperto che l'apparecchio aveva commesso un errore. E non c'era alcuna irregolarità. Il sindaco di Feltro si è scusato con la famiglia del defunto e con l'agenzia di pompe funebri. È stato pubblicato sul Corriere del Veneto. Eh, sembrava veramente una barzelletta. E concludo ricordandovi quali saranno i nuovi orari di apertura del cimitero comunale di Acquavia delle Fonti dal 29 ottobre al 31 dicembre. E quindi per quanto riguarda i feriali, al mattino dalle 8.30 alle 12, il pomeriggio dalle 14.30 alle 17, nei giorni festivi dalle 8.30 alle 13 al mattino, quindi chiuderà un'ora più tardi, e il pomeriggio, sempre nei festivi, aprirà alle 15.30 anziché alle 14.30 e chiuderà comunque sempre alle 17.00. In occasione della commemorazione dei defunti, dal 30 ottobre al 2 novembre, si osserverà l'orario unico e continuativo dalle 7.30 alle 17.30. Nei giorni festivi sarà disposta l'apertura di tutti i cancelli d'ingresso. Ma questo non significa che si dovrà entrare con il camion, col furgone, con l'autovettura, la bicicletta, la spider e eh, non so quale altro mezzo nel cimitero, per intenderci. Ma ma noi sappiamo benissimo che se si fanno le regole c'è chi non le rispetta e se si fanno le regole bisogna pizzicare chi non le rispetta. Io di questa apertura di tutti i cancelli non, sia, non sono tanto d'accordo perché poi ne va di mezzo ecco, l'incolumità degli utenti che stanno all'interno di, di questa struttura del cimitero. Vanno presidiati i cancelli, ho fatto in modo che vi siano i New Jersey sistemi adatti affinché non possano comunque passare le auto ma passare solo i pedoni. Ma questo sono convinto, sono sicuro, lo verificheremo, sarà fatto. Un saluto a voi tutti.